Set a course for the Viridian system, maximum warp. Energia. Program complete. You may enter when ready. Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima. Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Oh, anche quest'oggi proseguiremo con il montaggio delle parti allegate al fascicolo 16 della build up della Enterprise D proposta da Eagle Moss Hero Collector. Ma prima di cominciare facciamo un saluto ai nostri amici di Extra Track che collaborano con noi in questo montaggio, un saluto a tutta la redazione, un saluto a tutti gli amici che ci seguono nelle varie live proposte dal loro canale YouTube, che vi invito a visitare ed ad iscrivervi in maniera di passare delle belle serate divertenti insieme a tutti noi. E inoltre visitate anche il loro sito internet, perché è veramente molto molto ben fornito e vi si parla di fantascienza, ovviamente, ma fantascienza in particolare legata al franchise di Star Trek, pur tenendo d'occhio una panoramica un po' universale per tutto quello che riguarda la fantascienza appunto in generale. Bene, detto questo, vi invito anche a seguire il mio canale e a iscrivervi. Vi ricordo che siamo presenti anche su Facebook con la pagina ufficiale del canale, siamo presenti anche su Twitter e su Instagram, quindi date un'occhiata e iscrivetevi anche a quelle piattaforme, perché anche lì verrà pubblicato di tanto in tanto qualche novità inerente ai video che dobbiamo pubblicare qui sul canale e anche altre curiosità. Bene, fatta questa premessa, diamo un'occhiata a questo fascicolo 16 e vediamo cosa ci aspetta in questa fase di montaggio. Dunque, come possiamo vedere, per quanto riguarda lo stage 59 abbiamo a che fare con i primi pannelli dello scafo inferiore della sezione a disco, abbiamo alcune parti anche che riguardano la gondola di curvatura e un banchetto phaser. Invece per quanto riguarda lo stage 60, ancora pannelli, e vediamo, ci vengono forniti dei led, finestrelle varie e il tappo del vano batterie della gondola. Per quanto riguarda invece lo stage 61, ancora pannelli e una nuova PCB, questa volta molto più piccolina, che andrà collocata nella parte diciamo ventrale del corpo principale dell'astronave, quello diciamo appena dietro al deflettore di navigazione, se vogliamo. Per quanto riguarda invece il 62, che è l'ultima parte che affronteremo quest'oggi, abbiamo appunto una parte dello scheletro che riguarda il corpo superiore del corpo principale dell'astronave, quindi la gobba, se vogliamo chiamarla così, della nave. Bene, qui come al solito ci vengono poi spiegate le varie fasi di montaggio che andremo ad affrontare e le vedremo chiaramente più in dettaglio montando l'astronave. Ecco qua, chiaramente il livello di difficoltà, come sempre, adesso si fa un pochino più elevato, perché c'è da combattere, diciamo, con tutta quella miriade di cavi che sono piazzati in giro per la sezione a disco, e questo sicuramente non aiuta quando dobbiamo montare la parte inferiore dello scheletro della nave, perché bisognerà stare attenti a non schiacciare appunto tutti quei cavi. Qui andremo praticamente a completare la gondola e qui, come vedete, monteremo la parte finale di questa prima sezione, di questo primo spicchio di pizza, se vogliamo chiamarlo così, della parte inferiore della sezione a disco. Qui anche ci vengono detto di fare dei collegamenti, in pratica, di come passare dei cavi, eccetera.
ecco qua, qui andrà la PCB, come vedete. Questo è lo, diciamo, il vano dove andrà inserito il piedistallo, quello che consentirà di tenere il modello esposto. E poi abbiamo, come al solito, la panoramica su uno degli episodi della serie di TNG. In questo caso è Ménage à Trois, quando la nostra Luoxana Troi era dovette subire le lusinghe di un Daimon Ferengi. Curiosità, questo Ferengi è interpretato da Ethan Phillips, che tutti quanti ricordiamo per aver interpretato Neelix in Star Trek Voyager. Anche qui un altro episodio, trasfigurazioni, un focus sulle attrezzature, come vedete qui abbiamo un tricorder, qui il meglio dei due mondi, sempre un bellissimo episodio, questa volta abbiamo a che fare con i Borg, vi ricorderete la comandante Shelby che andava un po' in rivalità con William Riker. Ecco il grandissimo comandante Data, ancora un'immagine dei Borg, e infine qui troviamo Locutus di Borg, quando il capitano Picard è stato assimilato. Questa è una bella foto di gruppo del cast, e qui c'è un, diciamo, un articoletto su Miles O'Brien. Bene, allora diamo un'occhiata anche alle parti, diciamo, allegate. Cominciamo in ordine numerico dal 59. Come vedete abbiamo le parti del pannelletto, alcune finestrelle, l'inserto per la gondola. Nel 60 troviamo appunto un pannello riflettente e un pannello dove inserire le finestre. Troviamo ancora finestrelle, LED e il tappo appunto del vano batterie della gondola. Nel 61 troviamo ancora un pannello da riempire con le varie scialuppe e la PCB piccolina di cui parlavamo poc'anzi. Troviamo il primo pezzo poi del profilo della sezione a disco, quello che dovrebbe consentire di tenere, diciamo, bloccate tutte le varie pannellature in maniera più corretta, o almeno così speriamo. Troviamo anche due pannelletti più scuri che al momento non vi saprei dire cosa siano, e poi chiudiamo con le parti legate nel 62, dove abbiamo appunto lo scheletro della gobba, come abbiamo detto, dell'astronave, la parte che, diciamo, costituirà il supporto per tutta la parte superiore del corpo base principale della nave. Qui troviamo appunto il foro che ospiterà l'ingresso per il supporto del treppiedi, che ci permetterà di tenerla esposta, e alcuni cavi LED con dei distanziali, eccetera eccetera. Bene ragazzi, allora per il momento questo è quanto abbiamo trovato nel pacco inviato da Legal Moss. Ci mettiamo subito all'opera per fare anche queste fasi di montaggio. Attivare. Bene amici, allora la prima cosa che faremo in questo stage 59 è appunto mettere su questo pannelletto queste finestrelle. Ce ne sono state fornite 4, sono due trasparenti, eccole qua, una che ho già staccato dalla sprue, e due nere. Quindi le andremo ad inserire qui dentro, seguiamo lo schema che ci viene suggerito qui dal fascicolo. Chiaramente qui, se vogliamo fare un lavoro più rifinito, tagliamole con un cutter in maniera tale da togliere queste punte un pochino più sporgenti. E attenzione però, non rifilatelo sulla parte piatta, questa qui dentro, perché e questa serve per tenere abbattuta il pezzo, quindi attenzione. Poi c'è una parte più lunga che andrà verso una parte più lunga di queste finestrelle, la parte piatta più lunga andrà verso questo punto qui, la parte più corta da questa parte, ok?
chiaramente sono cose che potrete vedere meglio quando avrete i pezzi in mano, perché dal video non so se si riesce ad apprezzare questo particolare. Comunque da una parte c'è una linguetta un po' più lunga e da una parte un po' più corta. Dobbiamo ottenere questo in pratica, vedete? Ora tento di farlo vedere anche al contrario, ovviamente mettendo le dita in posizione di blocco per non far cadere i pezzi. Ora lo andremo a bloccare posizionando questo piccolo pannellino riflettente in maniera tale da diciamo tenere ferme in posizione le finestrelle, diciamo, ok? Andrà messo in questo modo in pratica, così sopra a chiusura. Ecco qua, in questo modo. Ovviamente anche in questo caso, se volete evitare la trasparenza sul, diciamo, le luci spente, chiamiamole così, applicate un pezzettino di nastro isolante in maniera tale da evitare il trasudo di luce. Ora il passo successivo sarà applicare questo pezzo di banco phaser qui sopra il pannello, in questo modo. Ovviamente dovremo bloccarlo con due viti che in questo caso sono di tipo CP. Aggiungete troppo, perché vi ricordo che le parti sono in plastica, quindi si possono lesionare con molta facilità. Controlliamo che sia abbastanza centrato il pezzo, dovrebbe andare in posizione da solo, ma delle volte abbiamo visto che non avviene proprio automaticamente in alcune parti che ci vengono fornite, o per difetto di materiale o perché proprio sono state stampate male. Ok, il risultato da ottenere è questo. Ora possiamo applicare gli adesivi degli emettitori del teletrasporto, quindi apriamo la bustina. Vi ricordo che se con il tempo questi dovessero staccarsi, perché magari l'adesivo perde coesione, non è un problema, perché sarà sufficiente mettere una goccia di colla al cianoacrilato e risolvete. Pensate chiaramente, se usate la colla, attenzione a non mandarla fuori dalla superficie in collaggio, altrimenti poi si vede. Ecco qua, in questo modo, vedete? Vediamo anche quell'altro. Fatelo sempre con molta calma, perché è importante centrare bene l'adesivo. Premete a fondo per alcuni secondi in maniera da dare modo all'adesivo di aderire bene. Ecco qua. Bene, ora come ricorderete, da questa parte dove c'è questa griglia di sfiati, no? Che l'Eagle Moss ha interpretato a modo suo, cercando di illuminarlo con un LED, anche se poi nella serie io non ricordo che sia mai stato visto illuminato, né questo né quest'altro. Avevamo diciamo collegato all'inizio della build up un LED qui sotto. Io questo l'ho rimosso perché non lo voglio far illuminare, l'ho posizionato qui dove è l'arboretum per aiutare ad illuminare di più questa sezione, in quanto il pezzo che in origine era nero l'ho decolorato con alcol isopropilico,
l'ho completamente fatto diventare trasparente, l'ho ricolorato con il Tamiya Clear Blu, quindi ho dato una leggera velatura di blu trasparente in pratica, e posizionando il LED che era qui da questa parte, facendo un piccolo solco con il Dremel sul pannello riflettente, in pratica gli ho adattato la luce per l'arboretum, e questo rimarrà, quindi che non si illumina. Però era comunque previsto che ci fosse un LED che rimaneva scollegato, perché il cavetto che riportava questo LED era composto da due LED. Ora, quel cavo che era rimasto libero, noi lo dobbiamo portare in posizione qui davanti. Se voi notate qui nello scheletrato della sezione inferiore, troverete che c'è un rettangolo con un piccolo basamento di appoggio da questa parte. Noi dovremmo far passare quel LED che era avanzato e lo dovremmo posizionare proprio qui, in questo punto. Ci viene indicato di preparare il LED allargando le sue zampine a 90 gradi una rispetto all'altra, come vedete qui, ottenendo praticamente un LED con i pin in orizzontale. Non so perché abbiano fatto una scelta così rischiosa, perché c'è il rischio sempre di interrompere il collegamento del LED, ma così ci viene detto di fare, e lo dovremmo andare a posizionare qui dentro. Ho girato la sezione a disco verso di me per lavorarci meglio. Ecco qua, lo mettiamo in posizione così come ci viene detto, e poi lo blocchiamo con questo fermo qui, che è il 59A, credo, se non ricordo male. Comunque questo pernetto di plastica che farà da fermo al LED. Eccolo qua. Ovviamente vi consiglio di fare un test delle luci a questo punto per essere sicuri che questo LED si accenda, visto la torsione che abbiamo dovuto effettuare sopra, diciamo, i suoi pin. Bene, riponiamo momentaneamente la sezione a disco, riprendiamo questa parte qui della gondola e ci andremo ad applicare questo pernetto, un pernetto realizzato in plastica rossa che dovrebbe servire da luce di navigazione. Questa è una parte svasata, quindi attenzione al verso di inserimento, perché la svasatura è presente anche nel foro qui. Andiamo ad applicare semplicemente inserendolo dentro, e appena trova la giusta, diciamo, posizione rispetto alla svasatura, chiaramente dovrebbe entrare. Ecco qua, in questo modo, e dovreste vedere la cupoletta uscire da questa parte. Ok, io chiaramente poi qui applicherò un taglietto a questo interruttore a slitta per renderlo un pochino più basso, lo colorerò di grigio proprio per avere una miglior resa sul modello finale. Ecco qua, ho fatto il taglio sull'interruttore, come vedete adesso è molto molto più basso, va quasi al livello del profilo della gondola, è comunque switchabile con la punta dell'unghia, ok? Ma sicuramente è meno visibile. Chiaramente poi andrà colorato anche questo di un grigio simile a quello della gondola, in maniera tale da risultare ancora meno appariscente, ok? Ecco, per chi di voi si chiedeva come ho fatto, ho usato il Dremel. Il Dremel è questo mini trapano, diciamo che è semi professionale se vogliamo. Questa è la versione 4250, esistono varie versioni. Questo in particolare ha di differente rispetto all'altro modello che la sua potenza è di 175 watt, quindi consente di fare dei lavoretti di qualità semi professionale perché ha un po' più di potenza. Le versioni quelle base, diciamo, lavorano sui 130 watt, quindi sono un pochino più inferiore. E come vedete, oltre a mettere le punte del trapano, si possono mettere anche le punte smeriglio, e poi ci sono tutta una serie di accessori supplementari da comprare a parte che aiutano per fare altri lavoretti tipo traforo, eccetera eccetera, perché comunque il corpo base del motore è sempre lo stesso, ma con degli accessori supplementari può fare tante altre cose. E questo è un utensile che io vi consiglio a tutti voi appassionati di modellismo o anche di fai-da-te, perché vi consente di fare
diverse cose in maniera abbastanza precisa, ok? Bene, a parte questo piccolo spot di cui non prenderò mai una lira, ma era solo per dirvi come ho fatto per fare il taglio, procediamo allora con il seguito del montaggio. Allora, adesso prendiamo il cavo che esce dall'interruttore e lo andremo a collegare con il connettore che arriva dalla scheda dei LED che illumina la gondola di curvatura. Vedete? A quest'altro connettore qua. Questo andrà collegato insieme a questo. Ok? Chiaramente cercheremo di farlo passare in maniera da non dare troppo fastidio al resto della componentistica, anche se qui non è molto facile la cosa. Chiaramente se avete delle pinzette dovrebbero risultare un po' di aiuto per farlo passare. Ecco qua, non con poca difficoltà, perché comunque i fili arrivano proprio pelo pelo, ma comunque l'abbiamo collegato, eccolo qui. Ok, ora provvederemo a chiudere la gondola. Ovviamente sarà un'operazione anche questa abbastanza delicata e complessa, perché comunque bisogna stare anche attenti a non trinciare nessun filo e a non staccare quello che abbiamo collegato, ovviamente. La parte posteriore è dentro. Ecco qua. E ora applicheremo le viti di tipo CP per chiudere il tutto. Vediamo la prima. Ricordo qui di non stringere perché stiamo avvitando sulla plastica, perché queste viti faranno presa sul telaietto di plastica trasparente che avevamo montato, quindi un componente abbastanza delicato. Poi vi ricordo che comunque non è necessario stringere perché, essendo un modello statico, non dovrebbe subire sollecitazioni dovute a vibrazioni, quindi sicuramente non si svita nulla. Poi se avete il dubbio, comunque esiste un prodotto in commercio chiamato Frena Filetti, è un liquido, si applica sulla vite prima di impanarla e quello crea un film che non fa svitare la vite, a meno che non la forziate voi di proposito con il cacciavite. Ecco qua, finalmente abbiamo la gondola che può dirsi praticamente completa. Adesso ci andiamo ad applicare sopra questo è chiaramente a inserzione a pressione, quindi montiamolo quando siamo sicuri che tutto funzioni, in maniera che non dobbiamo riaprire la gondola, perché altrimenti per toglierlo potremmo rompere uno dei perni che fanno da guida. E così, ok, questo chiaramente andrà premuto giù a pressione. Io per il momento non lo monto perché devo prima testare chiaramente il circuito utilizzando le batterie a bottone che dovremo mettere qua. Bene, detto ciò, abbiamo completato lo stage 59, possiamo passare allo stage 60. Attivare. Bene, stage 60, praticamente dovremo montare le finestrelle su questo pannelletto qua e poi inserire il corrispettivo pannello riflettente. Il tutto poi andrà montato sullo scaffone inferiore applicandolo al telaio. Eccolo qua, abbiamo schermato anche quelle nere con il nastro isolante, adesso andremo ad applicarci sopra il pannellino riflettente. Pannellino che chiaramente dovrà essere dotato anche dei LED, che andremo a collegare prima per avvantaggiarci. Allora, prendiamo il cavo dei LED, come al solito li separiamo un po'. Lo andiamo a collegare nella prima PCB, dove dovremmo avere ancora uno slot libero nella parte alta. Anche se non ci fosse, voglio dire, attaccatela una qualsiasi, tanto ormai sono tutte uguali i cavi che sono rimasti, i pin di Nintendo, i lampeggianti li abbiamo collegati già. Ecco qua. Li facciamo passare qui sotto allo scheletro e li portiamo qui sul davanti. Oh, eccoli qua.
una volta li abbiamo fatti passare, prendiamo il pannellino riflettente e ce li andiamo a collegare. A questo punto possiamo assemblare il pannelletto, non prima però di averci collegato il terzo LED, che è quello che andrà nella parte qui diagonale. Non so se si riesce a vedere, troppo lo spazio è quello che è, ragazzi. Allora, abbiamo messo i due LED da questa parte, adesso infileremo un terzo LED di qua. Il terzo LED da mettere chiaramente è questo cavetto che ci è stato fornito con uscita 60. Anche in questo caso andiamo a applicarlo mettendo un po' di nastro che aiuta a tenerlo in posizione e soprattutto a schermarlo dalla luce in eccesso. Ecco qua, poi lo andremo a collegare ovviamente alla PCB, però prima a questo punto chiudiamo l'intera PCB, visto che abbiamo posizionato tutti i LED che saranno necessari. Una volta chiuso il pannelletto andiamo a collegare il connettore del LED singolo che abbiamo appena installato nel primo slot libero qui della prima PCB. Orientiamo bene il connettore. Ovviamente la cosa non è agevole perché ormai qui ho un groviglio di cavi. Ecco qua, in questo modo. E poi andremo ad applicare chiaramente il pannelletto sopra lo scafo. Bene, ora andiamo ad unire il pannelletto montato con uscita 59 con questo. Allora, l'inserimento dovrà venire così in diagonale, perché questa parte qui deve infilarsi qui sotto, ok? Ecco qua. E poi spianiamo in questo modo. Facendo così, chiaramente la giuntura dovrebbe essere ottimali tra di loro. Poi li andiamo a posizionare sui rispettivi perni, dove sono queste alette di fissaggio. Ovviamente controlliamo che nessun cavo rimanga schiacciato in malo modo, quindi facciamoli passare al meglio che sia possibile. Adesso io direi di riposizionarlo facendolo passare dall'altro lato e poi questo lo appoggiamo facendo andare questi dentro in questo modo. Ok, quindi sfiliamo un attimo questo, lo faccio passare di qua. Eccolo qui, adesso lo fissiamo con le viti FM che andiamo a recuperare.
adesso è tutto bello funzionante, per il momento almeno, ok? Bene, ora per completare questo stage 60, vi ricordo io questo non l'ho ancora incastrato perché dovevo essere prima sicuri che tutto funzioni, prendiamo due pile CR2032 che non ci sono fornite nella, diciamo, nella collezione, volevamo acquistarle noi a parte, le inseriamo dentro. Vi ricordo che la parte più piatta di queste pile è la parte positiva, mentre quella bombata è il negativo che va verso il basso nel nostro caso. Le inseriamo dentro una sopra l'altra, poi prendiamo il tappino che ci è stato fornito con l'uscita, lo andiamo ad inserire sopra facendo entrare prima il dentino e poi facendolo spianare dentro. Prendiamo la vite argentata che serve per chiudere il tutto. E l'andiamo ad inserire nell'apposito foro che terrà in posizione lo sportellino della fila. Ovviamente non è necessario stringerlo eccessivamente. Ecco qua. A posto. E adesso, muovendo l'interruttore che io ho tagliato a misura, vedremo se la gondola si accende. Eccola qua. Siamo stati fortunati, funziona. Le luci di navigazione lampeggiano. Bene ragazzi, con questo abbiamo finito lo stage 60, passiamo al 61, attivare! Bene, stage 61, anche in questo caso dovremo applicare le scialuppe di salvataggio sul pannelletto, coprirlo con questi pannellini che non sono riflettenti questa volta, sono di plastica nera, e poi applicheremo finalmente il bordo, diciamo perimetrale della sezione a disco, che dovrebbe aiutare a tenere tutti i pannelli nella giusta posizione. Ecco qua, le ho anche schermate con il nastro, anche se in realtà non servirebbe perché non mettiamo pannelli illuminati questa volta dietro, però comunque per sicurezza magari potrebbe entrare luce proveniente da altre parti, e quindi ho isolato lo stesso con il nastro. E adesso ci mettiamo appunto sopra questi pannellini, verranno serrati con queste viti DM, eccolo qua. Bene, ora prendiamo la parte del perimetro esterno, chiamiamolo, quello che circonderà tutta la sezione a disco e terrà in posizione tutti i vari pannelletti. Non è proprio uguale il sopra e il sotto perché da una parte è leggermente più lungo, adesso nelle istruzioni non è molto chiaro come debba essere orientato, sembrerebbe che la parte più lunga dovrebbe essere rivolta verso lo scafo, diciamo, esterno, quindi verso questa parte qui. Quindi procediamo in questo modo, sperando di non sbagliare, e lo fissiamo in posizione con tre viti di tipo DM. Ecco qua, in questo modo. Allora, anche qui abbiamo dovuto schermare perché ho provato contro luce questo fissaggio, ho visto che da queste parti qua filtrava un po' di luce, quindi sicuramente qualche filtraggio poi l'avremmo avuto, quindi applichiamo il nastro anche qua senza invadere tutto qui perché non è necessario, c'è la plastica nera che copre, ma qui nei punti laterali la giuntura non è perfetta e quindi poteva passare un po' di luce. Ora dovremmo andare ad inserire questo piccolo pezzo trasparente
qui davanti, perché sarà in pratica quello che permetterà alla luce di navigazione di vedersi all'esterno, e lo metteremo, questo ha due perni, uno sopra e uno sotto, un'apertura da un lato. Nell'apertura frontale andrà inserito il LED, mentre i due perni andranno inseriti uno in questo foro, che probabilmente non so se si vedrà, eccolo qui, e l'altro qui davanti dove è questa asola qui, ok? Qui il LED da inserire è questo che avevamo messo frontalmente le scorse volte. Quindi andiamo innanzitutto ad applicare il LED qui all'interno, così vediamo anche se ci sono problematiche particolari. Allora, inserire questo LED qui frontalmente è un po' un problema, perlomeno nei pezzi che mi sono arrivati a me, perché praticamente il pezzettino trasparente da infilare qui va in profondità e il LED, essendo rettangolare, non entra. Anche provando ad inserirlo prima o dopo non ci si riesce, io perlomeno non ci sono riuscito. Quindi cosa ho fatto? Ho usato il Dremel, ho allargato il foro di plastica sul pezzo nero che fa parte del perimetro esterno qui, in maniera da creare più spazio per far entrare il LED. A questo punto è andato dentro il pezzo tranquillamente, completo di LED. Ci ho applicato un pezzo di nastro per evitare che possa staccarsi in futuro, ok, mentre magari la nave è già montata, eccetera, perché potrebbe anche succedere, e ho avviato il problema, ok? Adesso facciamo rientrare un po' il filo, piano piano, e andiamo a montare anche questa parte qui sopra allo scafo. Ora finiremo l'assemblaggio di questa parte con due viti FM posizionate da questa parte. Ovviamente verificate che la parte frontale agganci correttamente il profilo esterno della sezione a disco superiore. Ed ecco qua. Adesso cercherò di farvelo vedere quanto sia possibile. Il pannelletto è montato e sono visibili le luci di navigazione sopra e sotto. Adesso girerò lo scafo. Ecco qua. È un montaggio non privo di difficoltà, però piano piano ci siamo riusciti. Purtroppo i problemi sono dovuti per la maggior parte a dei pezzi realizzati veramente male, perché non incastrano bene, vanno un po' lavorati, si deformano con facilità. Anche qui il pannelletto è leggermente sollevato, vedrò poi di sistemarlo meglio. Comunque diciamo che il sistema alla fine è questo. E con questa parte abbiamo concluso anche lo stage 61, possiamo passare allo stage 62. Attivare. Allora, per lo stage 62 andremo a preparare il passaggio e fisseremo questi cavi LED che ci sono stati forniti. Andremo a mettere degli spessori su questa parte, appunto, diciamo dorsale del corpo principale dell'astronave, e posizioneremo anche la PCB piccolina, quella che ci è stata fornita nello stage precedente, questa qua. Ok, cominciamo. Allora, prendiamo il cavetto dotato di due connettori, quindi senza LED, connettore femmina e uno maschio, e inseriamo il connettore maschio dentro il socket marcato in 1 sulla prima PCB e lo facciamo passare sotto fino a raggiungere, praticamente girando intorno, la PCB 2. Ok? Allora, andiamo a localizzare il connettore su cui va piazzato. È il primo in alto a destra che è rimasto libero, quindi io adesso cerco di infilarlo in questa marasma di cavi. Eccolo qua, vediamo un po' se ci si fa, magari aiutandosi con un cacciavite pian piano. Ok, sembra andato. Ok, lo facciamo passare sotto da questa parte,
girando appunto intorno alla PCB2. E lo facciamo spuntare fuori da questa parte, così. Ora prepariamo i cavi dotati di LED. Dovremmo fare di nuovo quella pericolosissima operazione di mettere a 90 gradi ogni singolo pin, ogni singolo piedino del LED, sperando che non si spezzi, ovviamente, perché comunque è un'operazione molto molto delicata. Ovviamente dovremmo metterli tutte e quattro in questa condizione qua. Una volta fatto questa operazione, prendiamo il primo LED, uno qualsiasi di quelli che abbiamo preparato, lo andremo ad incastonare qui, in pratica. Chiaramente faremo passare il cavetto sotto, in maniera da non trovarcelo incastrato sul telaio. Ecco qua, facciamo passare i fili ancora più. Chiaramente non è un'operazione agevole, ragazzi, usate sempre una pinzetta, perché in questo caso è necessaria, e lo posizioniamo al suo posto. Ora prendiamo uno di questi fermi di plastica e lo fermiamo, questo uno di questi qua, e lo fermiamo in posizione usando una vite AM. Bene, ora recuperiamo il cavetto e lo andiamo a collegare su uno di questi slot piccoli della PCB centrale. Se vediamo bene quale connettore dobbiamo inserire, dunque dovrebbe essere il terzo, andando verso il centro, quindi cerchiamo di farci spazio tra i cavi. Ok, con l'ausilio delle pinzette sono riuscito a inserirlo qui sul terzo slot, partendo da destra. Ora posizioniamo, così come ci viene indicato, un altro dei LED sulla piattaforma successiva, che è questa qui. Io sposterò momentaneamente il connettore, quello del portapile, perché a questo punto mi dà un po' fastidio per lavorarci, quindi lo estraggo. Poi l'altro servirà dopo per il test, quindi al momento non serve. Prendiamo un altro LED e anche questo lo facciamo passare qui sotto. L'uso delle pinzette a questo punto del montaggio è praticamente una cosa quasi obbligatoria, perché altrimenti diventa una cosa da pazzi. Ecco qua. Una volta posizionato, andremo a metterci di nuovo il fermo, quello di plastica, come abbiamo fatto in precedenza. Una volta piazzato anche questo, procederemo a collegare il suo cavetto al successivo slot libero qui sulla seconda PCB, su quella centrale, e poi procederemo a mettere gli stessi LED anche qua e qua. Ecco qua, abbiamo collegato questi quattro LED. Il morsetto che dovrebbe tenere in posizione questo non mi è stato consegnato, quando verificherò i pezzi già me l'ho accorto. Adesso chiaramente ordinerò di nuovo il fascicolo in maniera tale da posizionarlo in maniera più idonea. Si potrebbe anche bloccare con una fascetta, volendo, di quella dell'elettricista, ma per una questione di pulizia del montaggio preferisco farmi rimandare comunque il pezzo. Bene, adesso passiamo alla parte finale di questo stage. Ecco qua, lavoriamo sulla parte dorsale, questa sarà la schiena dell'astronave in pratica. Adesso andiamo a posizionare questi distanziali su questi due fori qua. Quindi andranno uno qui e uno qui. Andranno messi in posizione con delle due viti BM. Attenzione, perché c'è una tacca qui sopra il punto di giunzione, quindi dovremmo farlo corrispondere alla tacca anche presente qui sopra la struttura
del telaio. Allora, adesso prendiamo la prima vite. Facciamo la stessa cosa sull'altro pezzo. Ok, ora montiamo la PCB. Vediamo come va orientata. Con questo connettore piccolo verso destra. Ok, adesso lo blocchiamo con 4 viti FM. Non stringete troppo, perché possiamo rompere la scheda, quindi attenzione. Inseriamo tutte e quattro le viti prima, poi andiamo a fine corsa solo successivamente, ma senza esagerare. Ecco qua, questo è il posizionamento della PCB e credo che con questo dovremmo aver fatto tutto quanto. Sì, quindi possiamo dichiarare concluso anche lo stage 62. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Chiaramente ormai si tratta più che altro di una, come detto anche nel video precedente, di una fase di avanzamento lavori, non è più un vero e proprio tutorial, perché tanto le operazioni da eseguire sono sempre le stesse. Oltretutto è anche impossibile far vedere alcune cose troppo da vicino, come il passaggio dei cavi, perché comunque è talmente, per usare un termine tecnico, incasinata la cosa, che chiaramente ci vogliono gli occhi personali del proprio e il proprio modello davanti per poter capire bene dove far passare il tutto. E comunque i slot liberi per mettere i connettori sulle PCB vengono indicati abbastanza chiaramente sopra il fascicolo, quindi non c'è bisogno di guardarli. È più che altro un video, ormai come dicevo in precedenza, di avanzamento lavori, quindi più che tutorial. Spero che vi sia piaciuta questa, diciamo, queste nuove fasi di montaggio. Per quanto riguarda questa build, vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale se vi piacciono queste collezioni. Vi ricordo che prossimamente ci sono anche i video della serie dei robot Chogokin, quindi dedicati ai robottoni ispirati agli anime, ai cartoni animati, quindi giapponesi. Se, vi ricordo che abbiamo la nostra pagina Facebook, sul quale potete mettere un segui e un mi piace, su cui chiaramente pubblicherò varie cose inerenti ai video che saranno in prossima pubblicazione. Stessa cosa vale per Twitter e per Instagram, quindi cercatemi anche su quelle piattaforme social e iscrivetevi. Detto questo, saluto nuovamente gli amici di Excel Track che combattono, collaborano con noi. Quindi vi do appuntamento ai prossimi video e anche alle prossime live che facciamo con il canale di Excel Track. Un saluto a tutti e ai prossimi video. Ciao ciao ciao, mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi. Ciao ciao ciao.